nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È arrivato il giorno del grande silenzio. Tutta la terra è mutita per il grande mistero che abbiamo celebrato il giorno del Venerdì Santo. Ieri abbiamo celebrato la morte di Cristo, però per capirlo in profondità bisogna contemplarlo in silenzio. Dal silenzio tutto di bello nasce. Il corpo di Gesù riceve dagli amici l'ultima unzione e viene deposto con maestoso onorificenza nel sepolcro nuovo. Le mani avevano guarito, tanti malati non possono fare più niente. Le mani che tanto ha sanato il cuore dell'uomo non poteva far più niente. Il cuore che tanto ha amato con tanta intensità ha cessato di battere. È tutto finito? No. La morte non vince mai l'amore. Ce lo ha detto Gesù sulla pagina della Sacra Scrittura. La croce non è l'ultima parola. Dio rinnova ogni cosa. Dio ci dona la certezza, la speranza che dopo la morte segue la resurrezione, perché dona la vita per i fratelli, riacquista la vita in pienezza. Quindi oggi, Sabato Santo, vogliamo vivere questo sabato insieme a Maria, aspettando all'alba della risurrezione. Possiamo lasciarci guidare da lei per riempire il nostro cuore della speranza, perché se ieri, Venerdì Santo, abbiamo deposto il Signore le nostre malattie, le nostre infermità, la nostra fragilità, oggi, fiduciosi nella promessa di Dio che vince la morte, aspettiamo in silenzio la grazia di cantare che Cristo è risorto e ha donato la vita e una vita senza fine. Domani brillerà la luce del risorto, la luce della salvezza. Quindi oggi che possiamo avere un atteggiamento, fratelli, veramente di silenzio, di desiderio di far sì che il mistero della passione di Cristo crei vita in me. Perché soltanto così la liturgia diventa veramente liturgia, quando io entro nel mistero. Quindi aspettiamo pieni di speranza e di fiducia la risurrezione del Signore. In silenzio chiediamo che Lui plasmi il nostro cuore, come ci ha creato nel segreto, nel silenzio ci ha plasmato, che nel silenzio di questo Sabato Santo possiamo prepararci per insieme cantare Alleluia, è risorto Cristo, nostra speranza. Quindi ti auguro in quest'oggi un giorno pieno della presenza di Dio che ci parla nel silenzio, che contemplare Cristo morto per noi possa darci la speranza che la morte non è mai l'ultima parola. Ti auguro ogni bene, che la grazia dello Spirito Santo abiti il tuo cuore. Pace e gioia a tutti.